Riprendiamo sempre dal centro sportivo Maracanà, derby di Madrid che finora si è sviluppato in senso positivo per l'Atletico Madrid, che sotto i due segnature ha saputo recuperare fino a raggiungere il vantaggio 3-2 per i colchoneros, mentre c'è ancora un po' di confusione sulla panchina del Real. Ecco che Napolitano si sposta, ritorna ad essere il giocatore di movimento qual è, e si accomoda fra i pali Carlo Barone, il portiere titolare del Real Madrid. Eh beh, Giando, ti devo smentire, perché il portiere titolare del Real Madrid è Michele Capocchione, ricordiamolo, no, indisponibile questa sera, lo sostituisce il salvatore della patria momentaneo Carlo Barone, che così regala anche un uomo in più alla sua squadra, un ottimo cambio questo, che sicuramente influirà in maniera positiva a lungo termine per il Real Madrid. Un cambio non digerito al meglio da Marco Buono, che è ancora in panchina a metabolizzare questa decisione del collettivo di Real. C'è stato un po' un farfugliamento sulla panchina del Real Madrid. Marco Buono è un professionista che vuole giocare sempre, qualsiasi tipo di partita vuole dare il 100%, ha giocato molto bene in questa prima frazione, ma al momento si deve accontentare del riposo, forse forzato, ma un riposo che veramente può servire a tanto. Intanto la ripresa si è aperta con lo stesso canovaccio disegnato al termine della prima frazione, con un Atletico Madrid che si spinge in avanti, il Real prova a pizzicare così su qualche proiezione offensiva, come è successo adesso a Casalino, che per poco non c'entrava lo specchio della porta con un lob delicatissimo. Intanto Buonaguro ancora sullo specchio della porta, ancora in prossimità diciamo dello specchio, stavolta Barone riesce a disinnescare senza troppi problemi. Ancora Real Madrid in avanti, allocca, Napolitano chiama a gran voce i suoi, da autentico leader qual è di questa squadra. Arangia allocca, ancora il controllo, troppo solo, troppo libero di gestire la sfera anche col palleggio di testa. La perde Zoppino qui per Aprile, che si rivela inefficace. Giro palla dei madrileni in questa fredda serata. Napolitano, proiezione offensiva, si mette in proprio e vorrebbe mangiarla quella porta. Napolitano, punteggio ancora fermo sul 3-2 per l'Atletico. Non riesce a girare a porta Casalino. Nappi per Spampanato. Ancora il numero 5 preferisce tornare dalle parti di Nappi. Qui la verticalizzazione inefficace. Barone. Marangia. Ritmi bassissimi in questa fase della ripresa, forse stiamo attraversando la cosiddetta fase di stanca. Ma guarda Giando, questo è tutto da vedere, dal momento che le due squadre hanno sì incominciato questa seconda frazione di gioco col freno a mano tirato, ma la posta in gioco è veramente molto alta. Il Real Madrid mi sembra più propositivo, anche se in questo momento Giovanni Napolitano bravo nel riuscire a recuperare il pallone. Dicevo, voglio spendere una parola proprio per Giovanni Napolitano: da quando è diventato un giocatore di movimento ha fatto vedere buone cose. Speriamo per il Real Madrid che riesca in qualche modo a riportare il segno X.
Sì, anche in precedenza ha saputo disimpegnarsi con eleganza ed esperienza da questo piccolo problemino, da questo scivolone. Punizione per il Real con Allocca che tira troppo alto, forse è stata infelice la scelta di affidarsi al numero 17 per battere questo calcio di punizione, mentre Marangia continua a sudare la maglia gettandosi in pressing, anche in questo caso molto pimpante il calcettista con il numero 4. Arriva il suggerimento per Buonauguro che non gli si può chiedere più di tanto di andare ad aggredire in profondità la sfera. Finora il suo l'ha fatto, termina a terra Marangia, guadagna un fallo. Napolitano sul punto di battuta di questo fallo, prova direttamente il tiro a porta ribattuto da Zoppino. Allocca, scarica per Napolitano. Ancora Napolitano per Casalino. Allocca, ottimo il suo controllo, egoista, anche in questo caso doveva servire la corrente Casalino e si becca giustamente gli impropri dei propri compagni di squadra. Sì, rimbrotti giusti per Allocca che ha fatto tutto bene tranne la conclusione. Questo non significa che il sinistro di Allocca non sia uno dei migliori, visto qui sul trofeo Jack, ma è stato troppo frettoloso, aveva ben due opzioni per scaricare il pallone e per cercare di creare qualcosa di buono per i suoi. Qui troppo dozzinale il disimpegno di Barone, la sfera termina in rimessa laterale per l'Atletico che non riesce a concretizzare. Ancora nessuna gioia, nessuna segnatura in questa ripresa. Punteggio fermo sul 3-2. Casalino lavora bene la sfera, serve per Allocca. Ancora Casalino, uno contro uno con Zoppino. Casalino prova il tiro, guadagna come premio di consolazione una rimessa da corner. Allocca, tiro di prima intenzione, ormai è un gioco conosciuto questo e spampanato riesce a bloccare senza troppe difficoltà. Buonauguro. Serve spampanato, parte il contropiede ragionato da parte dell'Atletico e sfera che termina fuori, questione di centimetri, poteva essere il gol del doppio vantaggio per l'Atletico. Zoppino prova a guadagnare il meglio che può da questa proiezione offensiva. Non riesce a non riesce, dicevamo precedentemente, a guadagnare una rimessa laterale a un corner. Qui riesce tuttavia nel suo intento di infastidire il disimpegno del portiere. Rimessa laterale da posizione interessante per l'Atletico con Buonauguro che non riesce a girare per Covone appena subentrato sul terreno di gioco. Casalino per Napolitano affrontato da Zoppino. Scontro fisico fra i due. E rimessa laterale che dovrebbe essere sì, è per il Real Madrid. Napolitano, testa bassa fra due avversari. Covone prova ad involarsi, affrontato da Casalino. Mentre c'è un cambio con Casalino che abbandona proprio il terreno di gioco a favore di Buono, un calcettista più difensivo. Vediamo adesso come si sistemeranno i giocatori del Real. Sembra essere pronto a spostarsi in avanti Marangia, un pivot più di movimento rispetto a Casalino, ma anche più leggero. Barone. Ottimo anticipo di Zoppino. Allocca guadagna una rimessa laterale. Marangia prova il tiro, un paio di deviazioni. C'è calcio d'angolo. Qui manca di poco il bersaglio grosso, il numero 4. Calcio d'angolo che non ha continuità. Ancora un altro corner. Un servizio per gli avversari, per Zoppino nello specifico. Buonauguro. Raddoppiato, Zoppino, palla al piede contro Buono. Ancora Buonauguro che prova il palleggio, Marangia per Napolitano. Bruttissimo passaggio in questo caso, quello del numero 10 per Buono.
Giando, in queste piccole situazioni non devono perdere la calma i blancos. Ci può stare un passaggio sbagliato oppure una ricezione difettosa, ma l'importante è mantenere la calma e lo spirito di squadra. Ancora Napolitano suona la carica, porta avanti la sfera. Il lob di Barone per Nappi. Covone, anzi Aprile. Zoppino, ancora Nappi. Sale la pressione del Real Atletico che riesce a gestire la sfera. Aprile, Bonaguro. Per Covone il tiro di prima intenzione ed arriva solo una rimessa dal fondo. Mentre accusano i dolori di uno scontro duro i due calcettisti coinvolti in precedenza, stiamo parlando di Napolitano e lo stesso Covone. Un semplice contrasto di gioco, non vengono ravvisati irregolarità dal direttore di gara. Partita ancora ferma sul punteggio di 3-2 mentre si rialzano a fatica Covone e Napolitano. Si può ripartire con Barone che serve buono. Qui Marangia il velo per nessuno. Interessante però l'idea del numero 4, Allocca troppo fermo sulla sua posizione. Zoppino lungo per Bonaguro, ottimo aggancio e conclusione d'autore. Qui la colpa è di Marco Buono. Eh beh, Giando, non posso che essere d'accordo con te dal momento che Marco Buono in marcatura su Buonaguro è andato a vuoto. Ciò ha favorito proprio il Buonaguro Bomber questa sera, che con un pregevole stop di petto è andato ad insaccare senza pietà. Punteggio che si sviluppa 4-2 per l'Atletico Madrid, prima segnatura di questa ripresa soporifera. Napolitano. Marangia prova il tiro, smorzato da Bonaguro. Calcio d'angolo. Con Allocca sul punto di battuta. Inefficace questo calcio d'angolo, prova il gran tiro spampanato, ma Barone accompagna la palla in rimessa dal fondo. Napolitano per Buono, ancora un controllo inefficace da parte del numero 19 che adesso parte anche in pressing, perdendo la sua posizione originaria in campo. Napolitano. Lascia sul posto un paio di avversari, Allocca, allo spazio per tirare, preferisce servire Matrisciano, dovrebbe tirare, viene ribattuto da Zoppino, Nappi non senza qualche difficoltà riesce ad agguantare la sfera in più tempi. Allocca, pensa al tiro, c'è un misunderstanding col suo compagno di squadra, ne beneficia l'Atletico Madrid che gestisce la palla con Covone per Zoppino. Bonaguro, si invola. Prova il tiro di sinistro, ribattuto, palla che termina in rimessa laterale a favore dell'Atletico Madrid con i colchoneros che hanno tutti gli interessi del caso nel rallentare i toni. Infatti, la rimessa laterale più lenta del trofeo Jack. Ed arriva anche il cambio battuta. Solito problema di queste casacche maledette che si indossano a fatica. Ce ne sono stati anche casi più famosi ed eclatanti, tuttavia riesce a subentrare sul terreno di gioco Casalino al posto di Allocca. Vediamo se con questo assetto riesce a riequilibrare le sorti del match, il Real. Intanto Zoppino
padroneggia la sfera e guadagna anche un buon calcio di punizione. Toccato duro da Marco Buono, mentre effettua il suo ingresso sul terreno di gioco il medico sociale Felice Di Palma, autentica figura a tutto tondo di questo trofeo Jack, che controlla il calcettista fermo a terra. Stiamo parlando di Zoppino, si rialza a fatica grazie anche alle manovre del medico Di Palma, un luminare che riesce a rendere ancora più pregevole il trofeo Jack grazie al suo supporto, studi da ortopedico e da fisioterapista per lui. Abbandona il campo, si può riprendere a giocare. Ancora un ottimo intervento da parte del nostro medico sociale di fiducia. Sì, magicamente Zoppino si è ristabilito grazie alle cure oftalmiche e sicuramente non convenzionali di Felice Di Palma, abile appunto nel registrare il problema di Zoppino e a trovare una soluzione per il calciatore che subito e prontamente calca il campo di gioco. Intanto qui Buonaguro ha centrato un'autentica magia che vale il 5 a 2, un doppio colpo che si insacca sul palo per poi trasformarsi in rete. Giando, mentre concludevo prima il mio intervento, ti ho impedito di commentare questo gol pregevole fattura per Buonaguro, che questa sera è scatenato. Sorride giustamente il bomber dell'Atletico Madrid, ha messo a segno veramente una gran bella rete. Torna in avanti il Real Madrid, ci prova a recuperare questa gara maledetta che non ha risvolti positivi. Nello specifico, qui si riparte da un fallo di fondo. Intanto Barone per Napolitano. Ancora Napolitano lascia sul posto un paio di avversari. Buono, prova la conclusione, troppo dozzinale qui, non si segna in questo modo. Zoppino intanto la spazza più lontano che può. Completamente ristabilito il numero 4 dell'Atletico. Viva il medico sociale del centro sportivo Maracanà. Qui Matrisciano tira sulle gambe di Marco Buono una palla che richiedeva solo di essere spinta verso lo specchio di porta. Risultato: rimessa laterale per l'Atletico. Ancora una touche per i colchoneros, con un Buonaguro che lavora la palla a spalla alla porta. Scarica per Zoppino. Covone. Ottimo il suggerimento per Spampanato, che necessita di suolo antiscivolo, come suggeriscono i compagni di squadra. Barone prova il tiro, arriva il gran gol di Barone, ma è tutta colpa di Nappi qui. Ma qui un Nappi disattento, un po' distratto, forse troppo ingolosito dal risultato che lo vede in vantaggio. Il tiro velenoso di Barone, anche forse un po' di stizza, non ci ha pensato due volte, il portiere ha insaccato nel migliore dei modi. Intanto ancora Real Madrid che si propone in avanti, interessante 3 contro 2 con Casalino che si invola, serve centralmente Buono che agisce più da difensore che da attaccante in questo caso e la rimette lontano. Fallo di fondo, sì. Nonostante autonomamente Casalino avesse battuto il calcio d'angolo, si riparte dalla rimessa dal fondo. Errore plateale questo di Marco Buono che fa decrescere ulteriormente il suo voto. Finora basso, forse qui riesce a redimere i suoi errori precedenti. Nappi, buona la parata e saltano i nervi a buona parte del Real Madrid. Intanto Barone ci prova ancora. Rimessa laterale dell'Atletico. Ancora spalla alla porta e Buonaguro, sicuramente un calcettista a cui è difficile togliere la palla dai piedi. Zoppino si invola, serve Aprile. E suggerimento qui è per nessuno. Arriva però un buon calcio d'angolo. Casalino, Napolitano.
Serve efficacemente Buono che becca caviglia dell'avversario e poi la palla. Buon auguro. Palla per Zoppino. Ancora il tranquillo giro palla dell'Atletico con Buonaguro che serve Aprile. Ancora Aprile, troppo altruista in questo caso, poteva provare la conclusione. Covone lavora bene, una rimessa laterale, serve Zoppino. Temporeggia il numero 4, prontamente affrontato in marcatura da Napolitano. Ancora Napolitano, Marangia, Covone ruba efficacemente la sfera, Napolitano ancora costretto a lottare contro tutti, Napolitano contro Zoppino, suggerisce per Buono ed arriva il gol del 5-4. Ancora una segnatura per il Real Madrid che sembra rimettere in gioco la partita. Giando, questo è un gol soddisfacente per Buono, forse un po' criticato dai suoi per alcuni errori sotto porta, ma questo è un gol della riscossa. Vediamo adesso il Real Madrid cosa sarà capace di fare. Vediamo adesso come si svilupperà la gara. Una partita riaperta ed arriva all'ennesimo cambio con Alloc che subentra proprio a Buono, autore di quest'ultima marcatura che redime parzialmente una prestazione a larghi tratti insufficiente da parte del numero 19 in maglia nera. Casalino per Marangia di prima intenzione, non si perfeziona questa triangolazione. Barone, il lob per Marangia e si lasciano ingolosire dalla conclusione a porta i calcettisti di Sponda Colchoneros. Tutto ciò arride al Real Madrid che può provare un'altra volta a ricercare il pareggio. In questo caso ancora un suggerimento troppo complicato. Covone. Sterzata improvvisa per Buonaguro. Zoppino. Casalino. Prova la conclusione imprecisa. Qui Buonaguro si porta avanti la sfera. Prova il gran sinistro. E questo dovrebbe chiudere l'incontro per il parziale di 6-4. Che bordata Buonaguro. Un grandissimo aggancio qui col destro, gli ha lasciato un po' di campo Napolitano. Una volta che Buonaguro si è involato col pallone sul piede preferito, ovvero il sinistro, non c'è stato nulla da fare. Una grande conclusione sul palo lontano dove Barone non ha potuto nulla. Il pallone bacia il palo e si insacca. Diamante purissimo per la gioia di Patron Nappi. Un Eurogol, intanto si accomoda fra i pali Casalino, Barone diventa giocatore di movimento. Vediamo se questa scelta riuscirà a cambiare le sorti dell'incontro. Intanto Barone scheggia la traversa nonostante il gioco sia fermo. Si riparte con Allocca che ruba la sfera, la spara sulle gambe di Covone, scarica poi per Marangia, Napolitano, serve Barone, suggerimento per Allocca, la gran conclusione impreciso qui, doveva necessariamente centrare lo specchio di porta. Anche qui un po' di stanchezza per Zoppino, si riparte da una rimessa laterale per il Real con Barone che spalla la porta, guadagna ancora una touche. Napolitano prova il tiro, ma su questa azione termina il match. La porta a casa l'Atletico Madrid e sono gioie per Patron Nappi e suoi.
Sì, Patron Nappi con quello che aveva a disposizione questa sera è riuscito a trarre il massimo profitto. Onore a lui, onore all'Atletico Madrid che questa sera è sceso in campo molto motivato, cinico, è riuscito ad approfittare degli errori del Real Madrid nel miglior modo possibile. Invece per il Real Madrid una brutta situazione nella prima frazione di gioco, quando hanno cominciato ad incassare reti una dopo l'altra, si sono sciolti come neve al sole di fronte alla forza dell'Atletico Madrid. Nel secondo tempo una reazione che però non è servita nemmeno a racimolare un punto. Si prospetta un brutto quarto d'ora per i calcettisti del Real Madrid con Napolitano, Patron Napolitano che abbandona per primo il terreno di gioco e molto innervosito da questo punteggio finale. Ricordiamo lo score che arrida l'Atletico Madrid col punteggio di 6-4 e dal campo agli spogliatoi in linea ai protagonisti alle interviste post gara. Eccomi fra le sicure colonne della difesa dell'Atletico Madrid, stiamo parlando di Zoppino e del neoportiere dell'Atletico Nappi, presidente, diciamo dirigente principale, nonché calcettista, un po' di anche magazziniere magari dell'Atletico. Volendo, ci prostiamo a ogni esigenza e facciamo di necessità virtù. Necessità virtù come anche stasera al derby di Madrid contro il Real, arriva una bella affermazione dell'Atletico che ritrova sprazzi di quel gioco dell'anno scorso magari. Vabbè, gli elementi sono cambiati sia dall'anno scorso ma anche di quest'anno, abbiamo fatto qualche nesso nuovo come il mio, non so definire, caro amico, fratello e quant'altro Nando, che ci ha dato un buon apporto sicuramente come morale e anche come impegno, perché avevamo bisogno di un leader in campo e l'abbiamo trovato stasera finalmente. Leader in campo, leader della difesa, com'è stata questa prima partita con l'Atletico Madrid? Penso ottima, per come si era messa la partita sotto di due gol, ci siamo ripresi alla grande, penso che meglio di così non poteva andare. Buoni segnali in vista dell'ultima partita di campionato, riuscirà l'Atletico a salvarsi tranquillamente oppure la lotta è ancora lunga per raggiungere gli obiettivi? Ma penso che con la vittoria di stasera nella zona salvezza ci siamo ampiamente, speriamo di rimanerci. Va bene così, non avevamo grandi pretese quest'anno, ci stiamo divertendo e questo era lo spirito di questa competizione per noi. In conclusione, qualche botto di mercato all'ultimo minuto? Ma vedi, noi siamo dei tipi molto malleabili, io posso fare il portiere, lui può fare l'attaccante, non abbiamo bisogno di chissà quali innesti, l'importante è che abbiamo preso Nando, che ci tenevo a prenderlo, ho aspettato che finisse i suoi impegni, una volta che ci ha dato la disponibilità siamo a posto così. Poi sicuramente può darsi che vedremo a fine campionato a che posto stiamo, se abbiamo bisogno di qualcuno lo prendiamo, altrimenti andiamo avanti così. È l'importante divertirsi, grazie all'Atletico, buon proseguo di campionato. Grazie a voi.